68,6 cm, 27 pollici, 3840x2160 pixel, 16 noni, 4K, IPS, rapporto di contrasto 1301, 1,07 miliardi di colore, tempo di risposta 6 millesimi di secondo. Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha. Mi chiamo Samuele Aperti, fotografo e videomaker, e oggi vi voglio parlare di un monitor che sto usando da qualche tempo, il ViewSonic VP2768A 4K. Di solito il mio desk setup è composto da due monitor, un ISO 27 pollici, 2,5K, che è il mio punto di riferimento per i colori, per il color grading, e un 34 pollici Samsung 4K, che però utilizzo più per maneggiare il desktop o avere la timeline per quando monti video. Diciamo che per i colori mi affido a ISO, che è un 2,5K, mentre questo ViewSonic è un 4K, e la differenza si nota. È decisamente più definito. Ma la definizione non è tutto quello che cerco in un monitor, cerco l'affidabilità nei colori. Chiaramente i monitor devono essere calibrati, sennò parliamo di niente. Quando lavoriamo alla color correction di una nostra fotografia, di un nostro video, dobbiamo sempre ricordarci che il nostro contenuto andrà poi visionato su tipi di device diversi. Perciò dobbiamo partire da un buon monitor per regolare i nostri colori, il nostro contrasto e la nostra luminosità. Quando lavoriamo alla color correction di un nostro video o di una nostra fotografia, dobbiamo poi ricordarci che il nostro contenuto andrà visionato su monitor completamente diversi, come potrebbe essere un iPad, un iPhone, un Samsung, un PC, un Mac, un televisore. Quindi dobbiamo lavorare su un monitor, un pannello di qualità. Questa qui è una cosa da sottolineare, perché sono sicuro che vi è capitato che avete post prodotto una fotografia, siete soddisfatti del risultato, la caricate sul vostro Instagram, il vostro amico che utilizza iPhone visiona la fotografia, la vede sicuramente più desaturata di un altro vostro amico che utilizza Samsung. Questo è il motivo perché bisogna lavorare su un buon pannello, su un buon prodotto, perché riusciamo a fare un master di come saranno poi i colori, in modo che quando viene visionata sui diversi dispositivi non è che non cambia, comunque sia cambia, ma però avete allineato il più possibile allo standard del mercato. È un buon prodotto come questo qui, che riproduce tutti i colori al 100% RGB, ha uno standard top level. Ora non vorrei sembrarvi ripetitivo, per l'appunto ripetendo standard, ma il VP2768A è davvero così, è al top notch. Incredibili dettagli 4K, e io che utilizzo ISO posso dirvelo, il mio è un 2,5K, non è un 4K, i colori sono molto affidabili, ISO comunque sia una marca che tutti conosciamo, ma non ha nulla, questo ViewSonic non ha nulla da invidiare al mio monitor ISO. Anzi, i dettagli sono molto meglio in questo. Color gamut in linea con il top standard, colori RGB 100% riprodotti, dettagli incredibili. Questo monitor assicura che i colori dei vostri contenuti, fotografie e video siano al top notch, in linea con lo standard professionale del mercato. E poi che dire? È super orientabile, si può alzare, abbassare, utilizzare in verticale, orizzontale, si può girare, davvero potete posizionarlo come più preferite. Ha qualsiasi porta USB, USB-C, DisplayPort, le porte non mancano, ce n'è una di ogni tipo, anzi più di una di ogni tipo, state tranquilli in questo lato, non manca davvero niente. Qualità-prezzo direi top, perché è un prodotto di buona qualità, a un prezzo molto competitivo, quindi vi lascio qua sotto in descrizione il link dove poterlo acquistare se siete interessati e dove potete vedere tutta la scheda tecnica più dettagliata, perché questo non è un video scientifico, è un video un po' sulle mie impressioni che sono state molto buone e volevo comunicarvelo. Siamo alla fine di questo video, spero che sia stato interessante, vi lascio anche qui il mio contatto Instagram dove potete farmi altre domande, potete farmi domande qua nei commenti o in direct su Instagram, e lì potete vedere anche i lavori che ho post prodotto con questo monitor. Grazie e alla prossima!